Jukebox. A lezione dal prof in ballo, una minifiera che il comune di Montesilvano, Formula Ambiente, Sapi e Ricreate hanno dedicato al tema dell'imballaggio. Un'esposizione aperta a tutta la città a tema, con percorsi creati ad hoc per mostrare la vita degli imballaggi, dall'utilizzo quotidiano al successivo riciclo, recupero, riutilizzo sotto altra forma, economia circolare. Il progetto ha coinvolto circa 1000 ragazzi delle scuole impegnati in workshop, dimostrazioni e focus. Al percorso formativo pensato per le scuole se ne è affiancato uno rivolto a tecnici e amministratori. Montesilvano diventa, possiamo dirlo, la capitale del riciclo, dell'imballaggio, protagonisti soprattutto i bambini e i ragazzi. Beh certo, in questi giorni Montesilvano è una capitale del riciclo, del riuso, di quello che serve all'ambiente per poter lavorare meglio, ecco perché ci troviamo in questa situazione dove se non sono i ragazzini che acquisiscono una cultura, una consapevolezza importante, il futuro rischia di essere problematico. All'interno del Paladin Martin che cosa è stato esposto da parte anche dell'azienda Formula Ambiente? Beh, noi insieme con Sapi e con l'amministrazione comunale abbiamo organizzato questo piccolo evento e centinaia, migliaia di ragazzi delle scuole di Montesilvano sono passati, stanno passando in questi giorni con laboratori, attività conoscitive, formative e una serie di workshop rivolti a soggetti diversi. Stamattina parlavamo di Green Public Procurement, gli acquisti verdi pubblici, poi ne avremo altri nei prossimi giorni e quindi in questa occasione diciamo che c'è un investimento, come dicevo prima, per il futuro. Abbiamo trovato dei bambini preparatissimi, cioè potevano essere loro a salire in cattedra e a fare i corsi perché erano sul pezzo. Il problema è che questi bambini, questi ragazzi ci servono e servono a tutti noi perché sono loro che hanno una parte di compito importante che è formare i genitori. Il futuro dell'ambiente secondo Formula Ambiente? Il futuro dell'ambiente è a rischio, quindi occorre con grande consapevolezza che tutti lavoriamo in una direzione, anche perché recuperare dal rifiuto, recuperare materia prima seconda non è senza costi. Allora dobbiamo fare a volte una scelta se risparmiare un centesimo oggi o investire per il nostro futuro le nostre prospettive. Per chiudere, quali sono gli obiettivi o quali sono le vostre risposte che vi attendete proprio da questi percorsi scolastici, didattici o dai workshop? Qui è un investimento di medio-lungo. L'aspettativa cos'è? Trovare nei cittadini maggior consapevolezza anche sulla qualità della raccolta differenziata, perché la plastica rispetto alla carta, rispetto ad altro, funziona ed è riutilizzabile, riciclabile anche se è pulita, se è consegnata nel modo giusto, se non troviamo frazioni strane. Allora, se tutti facessero la loro parte, potremmo avere tariffe più basse, maggior prodotto recuperato e quindi un benessere sia per l'ambiente che per le tasche dei contribuenti migliore. Da anni il comune di Montesilvano sta mettendo in campo una vera e propria rivoluzione in termini di salvaguardia dell'ambiente, anche grazie all'istituzione in città di un centro del riuso. Ne è consapevole l'assessore all'ambiente Paolo Cilli, soddisfatto di aver portato, dopo 2 anni di pandemia, gli studenti a toccare con mano quelle che sono le scelte giuste per sostenere l'ambiente. Ci piaceva quest'anno finalmente riuscire a far toccare con mano ai ragazzi e fargli comprendere quali fossero i vari passaggi che fanno i materiali di cui noi ci disfiamo ma che riusciamo a recuperare, e quindi quest'anno abbiamo scelto appunto di portare qui direttamente tutti quelli che sono i materiali che ricicliamo e fargli vedere come vengono lavorati i prodotti finiti, quindi tutta la varia filiera dalla raccolta al riuso di questi materiali, e fargli vedere poi quali saranno veramente i materiali che si realizzano nuovamente con un materiale di scarto. È anche l'occasione per capire quali sono i numeri sul comune di Montesilvano, un comune grande, un comune che si appresta anche all'arrivo di numerosi turisti per l'estate. Sì, i numeri del comune sono abbastanza importanti, stiamo negli anni migliorando le percentuali di raccolta differenziata. È chiaro che non siamo ancora contenti perché c'è tanto tanto ancora da fare, ci sproniamo ogni giorno a fare meglio e speriamo che i nostri concittadini ci aiutino nel raggiungere livelli sempre migliori di raccolta differenziata, e soprattutto noi dobbiamo cercare di mettere a disposizione anche i turisti e informarli su quello che è un corretto modo di raccogliere i rifiuti. Quando si parla di inquinamento, la prima cosa che viene in mente a tutti è la plastica. Molti paesi del mondo stanno applicando normative ad hoc per abolire l'uso di stoviglie monouso in plastica. Tuttavia, il problema non si esaurisce qui.
ma comprende l'utilizzo di prodotti di varia natura come bottigliette d'acqua, contenitori e imballaggi vari. La Plastic Free Certification è una startup innovativa che supporta le aziende nella riduzione della plastica monouso fino alla completa eliminazione. Noi innanzitutto certifichiamo, siamo un ente di certificazione, di conseguenza abbiamo degli auditor qualificati che a seguito di un percorso di riduzione vanno a verificare la conformità allo standard, vanno a verificare l'abbandono della plastica, c'è tutto un percorso di monitoraggio su base annuale che le aziende mettono in pratica per monitorare questo abbandono e soprattutto c'è una rete in cui vengono scambiate buone pratiche tra le aziende che riescono a ridurre il loro impatto ambientale. Può fare un esempio concreto di questo? Certo, ci sono vari ristoranti che ad esempio sono riusciti a coinvolgere i propri fornitori in questo processo di riduzione. Le cassette per il pesce, ad esempio, che nella maggior parte dei casi si tratta di cassette in polistirolo monouso, in varie occasioni siamo riusciti a convincere i fornitori delle nostre aziende certificate a utilizzare dei prodotti riutilizzabili come l'alluminio. Questa è una delle buone pratiche vincenti, ecco, tra quelle che proponiamo. In questo mondo che corre veloce si parla sempre di più di inquinamento, purtroppo però bisogna imparare a riciclare anche dalle materie che utilizziamo, anche dalle materie che poi non muoiono mai. No, dici bene, in questo mondo veloce bisogna anche ripensare ai tempi lenti biologici del mondo biologico che ci circonda e che è in trasformazione insieme a noi. In questo stand parliamo della trasformazione degli scarti organici di cucina, dell'orto, del giardino, dei ristoranti, delle mense in un fertilizzante che è appunto il compost. E qui i bambini, i ragazzi che vengono a questo stand guardano, anche se in maniera abbastanza veloce ovviamente, quello che è la presentazione dei diversi step di questa trasformazione. Quindi dal materiale fresco di uno scarto di cucina al materiale già in qualche modo elaborato dello scarto di un giardino, di un orto, a quello finale, cioè al compost che io poi in effetti ho portato qui, fresco diciamo di maturazione, che può essere già utilizzato in un contesto casalingo, anche con un piccolo orto, con un piccolo giardino. I ragazzi devo dire che si divertono molto, guardano soprattutto la presenza di animali, di lombrichi, perché sono molto incuriositi da queste forme viventi che solitamente non osservano, no? In un contesto urbano queste cose non si vedono. E poi si divertono tantissimo a montare le compostiere che io ho portato, perché per loro diventa un gioco, ma attraverso questa simulazione entrano in qualche modo nella materia e capiscono quali sono i meccanismi, i processi che stanno dietro a questo miracolo della natura, insomma, che solitamente sfugge all'attenzione quotidiana. È indispensabile conoscere questi processi naturali. Il compostaggio in particolare ha un valore enorme perché, a differenza degli altri materiali secchi, il vetro, la carta, la plastica, che possono restare così in un tempo molto lungo, il materiale organico ha bisogno di essere lavorato molto velocemente perché si trasforma nel giro di pochissimo tempo. Già una buccia di banana da oggi a domani è già diversa, sta già cambiando. E quindi bisogna in qualche modo mettersi nell'ottica di gestire più velocemente possibile la trasformazione di questi materiali e il più velocemente possibile al luogo di produzione, trasformando il compost, trasformando la sostanza organica nel posto in cui in effetti questo materiale viene prodotto. L'orto e il giardino è il luogo ideale, ovviamente. Poi in un contesto di collettività, certo, bisogna organizzarsi e trovare il modo di fare questa cosa anche su un contesto più allargato di quartiere, ad esempio. Questo è uno scenario, secondo me, assolutamente da affrontare nei tempi più immediati possibili. Gli oli che spesso usiamo a casa, purtroppo, anche per un po' di sbadataggine finiscono sicuramente nelle tubature, invece bisogna imparare e insegnare ai bambini che gli oli vanno conferiti in appositi contenitori. Esatto, questa è una campagna di sensibilizzazione che si chiama Per Olivia e serve appunto a spiegare ai bambini e anche agli adulti come si smaltisce in maniera corretta l'olio vegetale esausto, in quanto viene ritenuto un rifiuto pericoloso perché se viene disperso nell'ambiente va a creare una patina che impedisce la corretta traspirazione dell'ossigeno e anche delle sostanze nutritive.
Quindi quando friggete, dopo dovete mettere assolutamente l'olio in contenitori e poi versarlo in olivia. Come portarli proprio a crescere, a sensibilizzarli a questo? Allora, ci sono molte piattaforme che spiegano anche online il corretto smaltimento degli oli e in più anche i genitori dovrebbero a casa insegnare ai bambini come si fa. Cioè, se si è insegnato anche il riciclo in generale della plastica, del vetro, si deve imparare anche il corretto riciclo degli oli vegetali esausti. L'e-commerce è una novità di questi ultimi tempi, sicuramente incentivata da pandemia, da migliori strumenti della rete per connettersi, maggior sicurezza nei pagamenti e comodità nel ricevere a casa quello che si desidera. C'è stato un aumento intorno al 30% tra il 2021 rispetto al 2020 e si prevede che il 65% delle vendite arriverà nel 2025 effettuato su questa rete, effettuato in rete. Sicuramente poi però questo comporta un impatto ambientale notevole tra il fast delivery, per cui la merce viaggia magari in aereo piuttosto che con mezzi meno inquinanti, i camion non ottimizzano i carichi perché c'è l'urgenza della consegna. Beh, noi cerchiamo di arginare un pochino questo trend all'impatto ambientale con una scatola anti-manomissione che non ha bisogno per essere chiusa né di colle né di nastri adesivi. Una scatola che garantisce che non venga aperta se non dal destinatario, altrimenti è estremamente visibile la manomissione. Per cui non aggiungendo né plastiche né nastri adesivi, resta un prodotto monomateriale, quindi con uno smaltimento sicuramente più ambientalmente produttivo. Prevedere il futuro è difficile, ma che lavoro si svolge presso l'ateneo dove voi lavorate ogni giorno? E allora, io sono presidente del corso di laurea di Eco Inclusive Design, che è stato attivato proprio quest'anno, un corso di laurea magistrale proprio sui temi dell'ecocompatibilità dei prodotti e dell'inclusione sociale. Il corso di laurea si svolge presso il dipartimento, cioè è attivato presso il dipartimento di architettura di Pescara, e i nostri studenti fondamentalmente lavorano sui temi dell'inclusione sociale insieme ai temi dell'ecocompatibilità dei materiali, quindi dei materiali innovativi, i materiali bio, fino ad arrivare ai temi che risolvono i problemi delle difficoltà di tutti. Dalle categorie che hanno più difficoltà all'idea di valorizzare la diversità umana. Ci sono degli esempi concreti per far capire quali sono i lavori che svolgete allora? I nostri studenti hanno affrontato il tema dell'imballaggio inclusivo, del packaging inclusivo, ovvero risolvere e affrontare le difficoltà di tutti i giorni nel trasportare delle merci. Il bilancio conclusivo della Tre Giorni presso il Pala di Martin è affidato al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, proiettato già alla seconda edizione. Molto bene, 1200 ragazzi a testimonianza della riuscita di un evento a cui tenevamo tanto. Abbiamo investito unitamente a Formula Ambiente e Sapi, che ringrazio, sulla realizzazione di questa bella manifestazione, e c'è stata tanta soddisfazione perché i ragazzi, gli studenti sono stati molto attenti a tutti gli insegnamenti provenienti da queste tre giornate, e c'è stata grande soddisfazione anche da parte degli insegnanti ma anche dei genitori. Io ho avuto modo di incontrare tanti genitori che hanno detto che fatto una bellissima iniziativa, e questo ci fa ben sperare per il futuro, perché si trattava di educazione ambientale e quindi dell'uso consapevole dei rifiuti e di quanto questi rifiuti possono essere una risorsa, ed è questo un tema molto importante e attuale che fa ben sperare appunto per il futuro, perché se c'è una crescita in questa direzione vuol dire che daremo al territorio qualcosa di importante, e le future generazioni sono fondamentali in questo. Al di là dei più piccoli, insomma, che hanno partecipato a questa manifestazione, la cosa bella è che ci sono stati dei ragazzi, degli studenti un po' più grandi di età, che si sono messi in gioco e hanno dapprima appreso tante nozioni e poi le hanno in qualche modo
date, fornite agli studenti più piccoli, e questa è una forma di collaborazione ancora più bella che rende questa manifestazione probabilmente anche unica, se vogliamo, sul territorio regionale. E quindi appuntamento alla seconda edizione, perché questa appunto è stata andata molto molto bene e noi siamo certi che si debba continuare su questo percorso. Football. Football. Football.